Buongiorno cari amici di Real Team TV, oggi abbiamo il piacere di ospitare Flaco. Benvenuto Flaco. Eccolo qua, ciao a tutti. Dopo qualche problema di connessione finalmente sono arrivato al momento. L'abbiamo fatta, dai. Dai. Va bene, salutiamo subito la nostra splendida Giusy. Buongiorno Giusy. Un saluto, è un po' che non ci si vedeva, è via virtuale, non è come via diretta, però comunque c'è qualcosa, dai. Assolutamente sì, grazie direttore. Flaco, io sono felicissima di averti qui con noi, davvero non ci vediamo da un po', però doppiamente felice, anzi, di ospitarti. Ti ringrazio moltissimo, e non ci vediamo dall'ultima volta che ho fatto qualcosa. Esatto, ma adesso abbiamo delle bellissime novità, quindi già lo diciamo ai nostri amici a casa. Vabbè, Flaco, cosa dire, 30 anni di musica, di dischi, di palchi, una storia lunghissima, bellissima, tanti anni ovviamente con un gruppo simbolo del punk italiano, sto parlando dei Pancras, di cui tu eri fondatore e chitarrista, una storia poi anche da solista, tantissimi bei progetti, ma oggi abbiamo una bellissima novità, perché il 9 aprile esce Luce, questo nuovo singolo che arriva con la collaborazione di Iena e dei Black Vomit. E cosa dire, una nuova luce, Flaco, una luce più forte, una luce più vera, un messaggio anche importante, ne parleremo adesso insieme, uno slogan per così dire, quindi di una pace vera in Europa, né con Mosca né con Kiev, però adesso lascio la parola a te. Intanto sicuramente Iena, voglio salutarlo tra l'altro perché è un altro amico, però sono sicura che vi conoscevate, ma come nasce quest'idea di collaborazione, come nasce Luce? Ma sì, intanto ricambio i saluti da parte di Iena che non ha potuto esserci, ci conoscevamo, in realtà non è che ci conoscevamo, sapevamo ciascuno dell'altro, insomma, come gruppi, perché siamo andati assieme, addirittura se non ricordo male, forse una delle primissime performance nostre è stata in zona, in un contesto abbastanza assurdo, in cui c'erano anche loro, che dove era prevista una situazione relativamente tranquilla che è degenerata in un poco, che per l'epoca, stiamo parlando dell'89, in provincia di Varese è stata una cosa che ha fatto chiamare le forze dell'ordine, sembrava che il mondo cascasse il giorno dopo. E da lì in poi non sono capitate molte occasioni di frequentarci. È capitato abbastanza recentemente che io andassi a un loro concerto e, complici i fumi dell'alcol del dopo concerto, mentre si chiacchierava, Iena mi butta lì: guarda, c'è questa canzone che secondo me è valida, però mi manca la strofa, vuoi provare a buttarci su qualche parola? E mi ha mandato il pezzo l'ho trovato veramente sorprendente, mi è piaciuto molto. E mi sono messo a scrivere la strofa è uscita abbastanza di getto. Ho preso il telefonino, come avete avuto modo purtroppo di constatare la mia attrezzatura tecnica non è esattamente quella di Elon Musk, quindi sono col telefonino con qualche forma di riproduzione rudimentale, ho cantato una voce secondo quella che doveva essere la linea vocale, nelle mie intenzioni, come puro atto dimostrativo, diciamo. Iena e Black Vomit hanno sentito invece quel canto, non so se ringraziarli o maledirli, hanno preteso che la cantassi io a quel punto. Non so bene se si vergogna, perché se si vergognava del testo oppure no, in realtà mi era uscita questa voce abbastanza sorprendente anche per me stesso, mi son messo a interpretarla e effettivamente, siccome è comunque un testo che in maniera un po' intima, diciamo, incrociava parte della mia storia in generale e parte della storia contemporanea che ci troviamo a vivere un po' tutti quanti, effettivamente è uscito un testo che interpretavo in una maniera che era difficilmente replicabile, e così abbiamo fatto questa associazione, abbiamo registrato il pezzo, abbiamo sviluppato, abbiamo trovato il modo, cercato e trovato il modo, grazie a Francesca, a Nervi, che abbiamo conosciuto tramite penso che sia anche la vostra conoscenza, i Circus Punk, che sono un gruppo, un duo, Antonio batterista, Arianna alla chitarra, se vi capita di sentire che suonano in giro andate a vederli, sono spettacolari. Io sono andato casualmente una sera a un loro concerto, ho conosciuto loro, conoscendo loro, scambiandoci racconti, storie, birre, eccetera, ci siamo anche scambiati dei contatti, quindi ho contattato Francesca, che si è data disponibile. Avevo questa idea di rifare un po' Bergman, poi chi vedrà il video capirà perché, in che senso lo dico, ed è venuta una cosa che ha un senso un po' particolare, nel senso che sul senso, al momento, adesso appena siamo usciti
ci viene chiesto continuamente allora quando parte il tour, quando i pezzi nuovi, cioè in realtà è veramente eccezionale questa cosa, ma non eccezionale nel senso qualitativo positivo, eccezionale nel senso che proprio è un'eccezione, è nata così e ci si è prestato immediatamente come una così possibilità di cercare in una maniera un po' trasversale di mandare un, se non un messaggio, però almeno un sentimento, una percezione che ci sta a cuore rimandare, insomma. E la canzone si prestava benissimo anche perché è venuta un po' trasversale, no? Cioè ci sono, è una canzone con dei violini e con un pianoforte che già è una cosa, esatto, che... Esatto, su questo mi voglio un attimo soffermare, adesso parleremo bene anche del video e poi del settimo sigillo perché è interessante. Tu fammi un segno con la pistola quando devo smettere di parlare perché sennò... No, assolutamente, tu sei qui perché noi abbiamo voglia di ascoltarti, però sì, il sound di questo pezzo è particolare, cioè è un brano che mi ha colpito subito, a parte che come hai detto tu sei autore ma in questa anche veste, quindi metti anche la tua voce, quindi già la cosa mi ha colpito, però ha un sound particolare. Ma guarda, qua metto soprattutto la voce perché il sound è veramente stato curato in maniera molto molto meticolosa, ci ho messo dei mesi, che io a un certo punto lo chiamavo e dicevo Iena va bene, perché l'ho scoperto molto più preciso e meticoloso di quanto pensassi. È pignolo Iena, ti metti molto in riga. Sì, assolutamente pignolo. No, io non facevo niente, io ho scritto la mia parte, ho fatto la mia canzone, due arrangiamenti di chitarra, tanto per dire, ho fatto anch'io una cosa, ma il resto del sound, devo dire, l'ha proprio impastato lui, assieme a Carlo di Decibel, Carlo Meroli di Decibel, studio qua a Busto, e ci hanno messo una vita e mezza, veramente io a un certo punto ero esasperato perché dicevo... Vabbè, no, ma secondo me un dB in più di quel punto del rullante, no, va bene. Cioè, alla fine devo dire che avevano ragione loro, perché effettivamente ha un sound particolare. Mi piacciono gli arrangiamenti, ma mi piace anche quel basso sul quale all'inizio ero un po' perplesso, quel basso così ostinato, così sordo, così sotterraneo, che gli dà un mood particolare. Insomma. Ma sì, di questo veramente devo dare piena insomma valore e merito a Iena, in particolare nella fase del mixaggio eccetera, e Black Pony che l'hanno suonata, insomma c'è una bella atmosfera quando lo si ascolta subito, devo dire che arriva fortemente. Ma parliamo un po' del messaggio, Flaco, perché è importante, anche tu dici ho colto anche un malessere che c'è anche un po' diffuso, nel senso qual è quello che tu percepisci, perché poi gli artisti si sa devono anche un po' riportare quello che è il sentimento anche che si percepisce comune, cioè parliamo di periodi difficili, parliamo di guerra, ecco noi i cittadini, cioè noi vogliamo la pace. È questo il punto che ci ha convinto di fare questa cosa e di dargli questa torsione insomma di significato. L'aver percepito, e mi sembra una cosa diffusa ma fa fatica a catalizzarsi, mi sembra che ci sia in questo momento uno scollamento molto pronunciato tra i rappresentanti diciamo politici e dell'establishment che per qualche motivo... Dovremmo fare una puntata di geopolitica per parlarne, forse non è il caso di farlo qui, però per qualche motivo sono chiaramente sbilanciati ad assecondare una politica di guerra. Una politica di guerra il cui diciamo perno unico, fondamentale e giustificativo è quella che però Putin ha aggredito, per cui appena uno si permette di parlare di pace diventa putiniano. È un'argomentazione molto violenta in fondo, condotta a livello di molti media, della maggior parte dei media, che hanno fatto una scelta di campo che non è la scelta di campo, secondo me, però che va bene per la gente, per la moltitudine, per il popolo. È una scelta di campo che ha deciso di diciamo usare di quell'attacco, assolutamente condannabile, bisogna sempre dire, perché altrimenti però ha fatto di quell'attacco l'inizio di una guerra senza fine, ha convinto gli ucraini ad avventurarsi in una guerra senza volontà di mediazione, e non è la strada giusta, evidentemente si è rivelato che non era la strada giusta. L'Ucraina sta andando in miseria, l'Europa sta andando in miseria, l'Europa come intesa come popolo europeo è quello che ha pagato di più, a parte gli ucraini e i russi ovviamente, da questa guerra. E secondo me, oltre a un diffuso senso popolare che forse non è il caso di continuare una guerra che è diventata ormai una guerra di trincea e non si capisce più neanche quali sono gli obiettivi e gli scopi possibili,
quando c'è una guerra è inutile continuare a guardare al passato, credo. Cioè, è come quando c'è un conflitto tra due persone, non so, ci volevamo tanto bene, a un certo punto non ci sopportiamo più. Perché? Colpa tua, colpa tua, colpa tua. Se guardiamo al passato, è inevitabile che ci si attribuiscano delle reciproche responsabilità, altrimenti il problema non ci sarebbe, semplicemente. Quindi, in una situazione di questo genere, credo che sarebbe bello che la gente comune fosse in grado di condizionare chi governa in maniera tale da pensare al futuro, non al passato. E se su questa guerra si pensa in termini di futuro, cioè non nel senso di attribuzione di colpe che non ci interessano e che saranno comunque mai condivise, perché ci sarà sempre qualcuno in disaccordo, se no non ci sarebbe il problema, e si guardasse al futuro, cioè ha un futuro questa politica di guerra? Per l'Europa ha un futuro, ha un senso? Per l'Ucraina ha un futuro, ha un senso? Perché se la risposta è no, allora bisognerebbe fare quello che l'Europa, se fosse un'entità politica, avrebbe dovuto fare dall'inizio, cioè un'attività di mediazione, di negoziazione, di interposizione. È quello che l'Europa avrebbe dovuto fare e non ha mai fatto, si è subito accodata al carro guerrafondaio. Questo per tanti motivi. Uno dei tanti è che l'Europa è ancora una specie di Frankenstein, non è un'entità politica reale. Queste cose sono cose magari noiose, eccetera, però io mi rendo conto, io per primo, fino a qualche anno fa, non conoscevo minimamente la storia della Costituzione dell'Europa, perché si era formata in questo modo l'Europa, quali erano i limiti, quali erano i vantaggi, si sentivano solo il vociare generico del o da una parte l'Europa dei mercati, quindi non vale niente, dimenticandosi che i mercati sono sempre stati i garanti di situazioni di pace. Nella storia, dove c'è mercato, vuol dire che c'è una situazione in qualche modo di pace, mediamente. E oppure, puntando alla, diciamo, alla rivoluzione globale, l'Europa, chi se ne frega dell'Europa. In realtà, con questo atteggiamento provinciale che abbiamo avuto tutti quanti, con questo atteggiamento per cui in Europa abbiamo mandato Montesano, Viva Zanicchi, che se ne frega dell'Europa, eccetera, eccetera, abbiamo perso peso politico e oggi l'Europa è saccheggiata da arabi, cinesi, chiunque abbia dei soldi per comprarsi qualche parlamentare, questa è cronaca. E non è in grado di fare una politica perché non è federata, non esiste una rappresentanza politica dell'Europa, esiste l'Alto Commissario, esiste la Commissione Europea, esiste il Parlamento Europeo, ci sono dei veti incrociati, delle competenze che si sovrappongono, un principio di unanimità di voto per il quale diventa impossibile prendere qualsiasi decisione, e in questa Europa si è svenduta delle forze più grosse di lei. Chiaro, chiarissimo, insomma purtroppo non abbiamo, come dicevi poi tu, la bacchetta magica, no? Che si possano fare dei tanti discorsi, però per tornare a luce anche un po' al sì, infatti, se no. Se no mi sembra, comincio a vederti come Lilly Gruber, penso di essere a... come si chiama? Ti prego, va benissimo identificarmi in Giusy Randazzo, mi sta bene, lasciamo stare... Giornalisticamente. Se si mette così potrebbe fare un po' Lilly Gruber. Sì, esatto. Bravo. Mi sta bene identificarmi me stessa e lì mi fermo, però ecco, diciamo che quello che possiamo augurarci, credo tutti, per questi periodi veramente drammatici, sia poi uno stop alle armi. Ecco, questo credo che sia una cosa che ci auguriamo tutti. Purtroppo sì. Non è semplice. Sì, purtroppo quando c'è la guerra c'è qualcuno, ed è la maggioranza, che si impoverisce e ci rimette, però c'è sempre qualcuno che si arricchisce enormemente. Quindi in queste situazioni è molto difficile muoversi e avere chiarezza sulle informazioni. Oggi un'informazione sulla guerra, da noi come in Russia, è un'informazione che sostanzialmente si assottiglia fino a diventare propaganda. C'è molta difficoltà a controllare l'origine delle fonti, perché c'è una determinazione politica a raccontare le cose in base a una narrazione abbastanza uniforme, non ci sono molti controcanti. Per quanto questa cosa sia così elementare, cioè per quanto sia tutto sommato elementare, chiedere quantomeno la disponibilità in prima battuta a una ricerca di soluzione pacifica laddove c'è un conflitto, oggi sembra questa cosa è diventata divisiva. Cioè se chiedi
se alzi la mano per dire ma non se ne può parlare, sei uno che allora in un modo piuttosto che allora non difendi gli aggrediti, eccetera eccetera. Certo, ma lo vediamo proprio anche nella situazione Israele-Palestina, c'è lo stesso discorso. Se tu dici come la pensi o che comunque speri che le cose si so, cioè comunque ti devono mettere da una parte, da un'altra, attribuirti un pensiero, catalogarti in un modo. Questo è anche un periodo questo penso che sia anche il motivo per cui tante aspirazioni generali di pace fatichino a saldarsi, perché poi ognuno le interpreta da un punto di vista che tende ad essere di parte, e questo poi ognuno può avere le sue inclinazioni, preferenze o letture, però resta un principio importante, quello, secondo me, quello che dicevo prima, cioè di fronte a un'ipotesi di guerra di cui non si possono conoscere i confini, di cui sappiamo che la maggior parte dei colpiti sono comunque sempre i civili, come nella maggior parte, come in tutte le guerre contemporanee, di cui non ci sono neanche chiari gli obiettivi, e in cui ci sono situazioni in cui lo Stato Israele sostanzialmente sta adottando una politica terroristica. E allora, se il terrorismo è orribile, il terrorismo di Stato è l'orrore proprio. Di fronte a queste cose, prendere parte credo che abbia poco senso, perché vuol dire continuare a guardare al passato, alla costituzione dello Stato di Israele. Nel 1947 lo sappiamo che i paesi occidentali hanno votato perché venisse costituito Israele lì dove è in questo momento. L'hanno votato tutti i paesi occidentali più la Russia, e hanno deciso di mettere Israele in un luogo che è sostanzialmente terra araba. Tutti gli stati arabi in quel contesto ONU hanno votato contro, e Israele si è fatto. Quindi è evidente che in quella Costituzione c'è un peccato originale che ci coinvolge anche noi, che coinvolge in generale la gestione internazionale dei conflitti. Ha creato questa situazione, da questa situazione non si può uscire tornando indietro. Bisogna guardare avanti e all'idea quale valore può assumere oggi di fronte a una situazione di conflitto ricorrere alla guerra. Non siamo più come tra gli Ittiti e gli Aztechi, cioè siamo un mondo interconnesso e dotato di armi nucleari. Ha un senso parlare di deterrenza, per esempio, la Presidente del Consiglio nostra parla di deterrenza, ma la deterrenza aveva un senso negli anni dello scudo stellare, negli anni post Seconda Guerra Mondiale, quando c'erano due superpotenze, Stati Uniti e Russia, si dotavano dei loro sistemi di intercettazione, eccetera, eccetera. Lì ha funzionato in qualche modo la deterrenza che ci ha garantito effettivamente 60 anni di pace. Ma oggi non possiamo cavarcela con la deterrenza. Oggi bisogna entrare in un regime di collaborazione e di relazione. Non può essere una situazione di conflitto quella che produce uno stato di pace. Sarebbe auspicabile, sicuramente molto, molto complicato tutto. Ma torniamo a noi, torniamo a Luce, Flaco, e invece voglio approfondire un po' il nostro discorso sul videoclip, perché appunto è molto bello, invito i nostri amici ad andarlo a vedere. Abbiamo detto girato appunto da Francesca Nervi. Allora, sì, c'è questo riferimento a questa pellicola importantissima, Il Settimo Sigillo, di appunto Bergman. Quindi perché questa scelta, perché questa decisione di questo anche tributo, di questo riferimento, ecco? Ma guarda, l'immagine è venuta così abbastanza dal nulla apparentemente, poi a posteriori qualcuno mi ha fatto notare il senso che aveva, quindi è un po' strana, e la cosa è venuta al contrario, a me è uscita così un po' di getto, cioè serviva un'idea per questa cosa e non so perché mi si è presentato questo ricordo che poi hanno un po' tutti nell'immaginario della morte che gioca a scacchi in riva al mare, lì per caso, è abbastanza, ho constatato che anche le persone meno sospettabili comunque quell'immagine gli era entrata, fa parte dell'immaginario. Però tu giochi a scacchi, tu giochi a carte. No, allora lì ho giocato, primo perché gli scacchi sono più bravo a giocare a poker che a scacchi, e secondo perché fare proprio il remake preciso okay. Abbiamo messo un tocco di personaggio. Esatto, e anche perché poi sai la mossa, anche se poi lì può sfuggire, bisogna guardarlo un paio di volte per capirlo, però la mossa di scacchi vincente visivamente devi comunque inquadrarla un attimo, non è immediato capire perché quella mossa lì è lo scacco matto, mentre invece
quando scendi le carte a poker lo capisci subito che ha vinto. E quindi, dopodiché il collegamento è che effettivamente quel film è ambientato in un contesto di carestia, di peste, cioè di difficoltà e di crisi, e per questo si attanaglia benissimo con la nostra situazione. Noi siamo in una situazione evidentemente critica da tanto tempo, siamo usciti dalla pandemia che ci ha messo a dura prova, siamo entrati in un'epoca di guerre che sono prove ancora più dure, e siamo in generale una società che ha bisogno di trovare una narrazione nuova. Abbiamo trapassato l'età analogica, stiamo entrando in quella digitale, e ancora non è che abbiamo preso tanto le misure. Io vabbè, sono un primitivo, per cui già un miracolo se riesco a collegarmi a Zoom. Però primitivo dire è che... fantastica, primitivo mi piace tantissimo. Beh, ma è perfetto, è così. Però vedo che anche i giovani, cioè io ho due figli e vedo che ancora le contromisure rispetto al digitale, laddove per contromisure intendo dire qualcosa che ti apre a delle possibilità in più di vita, anziché che ti riduce la tua vita a un rapporto virtuale, ecco, queste contromisure ancora non sono state, io non mi spero che possano essere prese, però ancora non sono state prese. Siamo tutti un po' incantati davanti al nostro telefonino, che però è diventato uno specchio, perché alla fine tende a riflettere noi stessi, no? Anche quelle cose per andare a cercare l'anima gemella, alla fine metti i dati che dici cosa cerchi, qualcosa che ti piace, che esiste già secondo i tuoi gusti, ma qualcosa che esiste già secondo i tuoi gusti deve essere di una noia pazzesca, cioè nella vita se non ti sorprendi ti rompi le palle, invece ci continuiamo a rimandare noi stessi sempre più sospettosi nei confronti degli altri, no? Io spero che su questo si tratti di prendere delle contromisure. Siamo un po' come abbagliati, come dei pesciolotti nel mare, è arrivata la luce, tutti che la guardiamo. Spero che ci sia il tempo di prendere delle contromisure. Se non tirano l'atomica prima, probabilmente sì. No, speriamo di no, perché adesso ci pensa il green, questo, dai, ci pensa il green, l'elettricità, queste robe. Elon Musk sta licenziando 14.000 persone, però bisogna andare avanti col green e con queste cose qua. Guarda, in tutte le cose dovrebbe esserci un equilibrio, no? La misura, diciamo. Alla fine. Sì, guarda. Di equilibrare un po' il tutto, no? Sono d'accordo, non conosco abbastanza per avventurarmi in iperboli, però ho l'impressione che certe volte questo discorso del green sia stato un discorso cavalcato ideologicamente più di quanto sia praticabile effettivamente, no? Perché c'è stata una mossa ideologica, insomma, l'Europa, però questo è anche un po' colpa nostra, nel senso che l'Europa come rappresentanza e soprattutto come, diciamo, sinistra europea, quella che doveva essere interessata, ha fatto della rivendicazione dei diritti civili sacrosanti una bandiera che andava a sostituire quella che era un'equanime distribuzione e un equanime sistema di diritti per tutti i cittadini, che sta andando perdendosi a partire dalla sanità. E allora, se noi rischiamo di andare a vivere come in quelle situazioni in cui c'è quello ricchissimo e tutti gli altri che muoiono di fame intorno, quello ricchissimo si circonda di mura e si compra tante guardie che lo proteggono e tutti gli altri fuori cercano di tirare fuori qualche... Tutti vivono di merda. Credo che normalmente quando tutti più o meno hanno le stesse possibilità c'è la maggior possibilità di una vita collettiva piacevole. Ecco, non stiamo andando in quella direzione. Stiamo tornando al Medioevo in questo senso. Da questo punto di vista qua c'è un processo di finanziarizzazione molto forte, per cui si spreme al massimo senza curarsi di quello che sono ricadute poi progressive sulla società. Oggi tanta gente rinuncia a curarsi, da una parte, e tanta altra gente cerca disperatamente un bonus per andare dallo psicologo. Questo ci dice qualcosa, no? Io mi ricordo che tu sei un laureato in filosofia, quindi un grande anche appassionato. Quando avevamo fatto un'altra nostra chiacchierata, tu stavi facendo un po' delle consulenze, delle cose così. Sì. E stai facendo ancora? No, sono troppo sballato per riuscire a farlo senza gli altri. No, ne ho fatte un po'. Dopodiché sono molto restio a vedere quello che cui non credo. E quindi su questa cosa devo ancora capire, nel senso, può avere un senso questa cosa, assolutamente, però
Bisogna prima che si affermi una cultura per la quale l'autoanalisi, l'autopercezione non deve essere finalizzata a una normalizzazione, perché altrimenti non usciamo più dal cerchio. Se si tratta di apprendere in qualche modo delle proprie modalità di rapporto col mondo che sono, che diventano dei blocchi, allora ha un senso. Ma se invece ci si aspetta in qualche forma di essere rimessi in forma e ripresentabili in società, non è la strada giusta. Su questa cosa qua è molto difficile riuscire ad operare in una maniera convincente. Per me ho lasciato un po' in sospeso la cosa, ma perché veramente sono un po' troppo convinto, probabilmente per formazione, che qualsiasi forma di personalizzazione del disagio, anche la più nobile, anche la più ispirata, anche la più illuminata, però comunque necessariamente nasconde il contesto, che è invece quella, la parte interessante, secondo me, è quella su cui agisce. Cioè, se i pesci stanno nel mare inquinato, è inutile che gli metti delle vitamine, devi togliere l'inquinamento. Se milioni di persone hanno bisogno di andare dallo psicologo perché si sentono depresse, si sentono a disagio, hanno tendenza a suicidio, manie persecutorie, eccetera, eccetera, è inutile cercare di rimettere in forma loro. Bisogna ripensare al fatto che forse siamo una società che ancora valorizza in maniera eccessiva la competizione, svalorizzando la collaborazione. E forse questo gioco alla competizione, che si vede fin da piccolissimi, fin dalle scuole, fin da come sono organizzate le università. Tu sai che ci sono alcune università, per esempio, in cui il voto è a campana di Gauss, cioè si decide qual è il tuo voto in base alla relazione con gli altri. Non si definisce un obiettivo di sapere, si definisce che siete in 20, tu sei o il primo o sei il 20esimo in relazione con gli altri. Questa modalità è molto, la stiamo vivendo giustamente in maniera molto drammatica. E devo dire che invece su questo, per esempio, alcune linee guida dell'Unione Europea, che pure tendono a restare lettera morta, ma in quanto linee guida nella direzione dell'inclusione e della cooperazione, anziché la competitività interna, hanno un senso, insomma, secondo me. Però le vedo ancora molto lontane dall'essere percepite e condivise. Su questo io credo che servirebbe un'educazione, ma non personale, proprio collettiva, per ritornare a pensare un po' collettivamente, altrimenti si resta chiusi ognuno in sé, nella migliore delle ipotesi ci si fa dare una giusta tira quando si vede che si fa un po' fatica a tenere la rotta, insomma. A tenere la rotta, assolutamente. Senti, poco fa dicevamo, parlando di luce, parlavamo di date, parlavamo di altri pezzi, di collaborazioni. Noi abbiamo desiderio di vedervi, di vederti, di sentire altro. Quindi, ok, è una cosa che è nata così spontaneamente, può essere anche una cosa a sé. Però i nostri amici a casa hanno la possibilità, avranno di vederti dal vivo? C'è magari un progetto di qualche lavoro, di qualche anticipazione che vuoi darci? Perché è un desiderio, tu lo capisci. Guarda, no, sicuramente c'è l'intenzione, la volontà, il desiderio di proseguire un po' il lavoro, anche perché si è trovata questa sintonia abbastanza particolare, abbastanza inaspettata. Quindi sicuramente si andrà a continuare un po', però adesso siamo abbastanza concentrati su questo video, su questa canzone, perché vogliamo vedere, siccome appunto al di là del promuovere la nostra canzone, insomma, in qualche modo in questo caso qua ci interessava soprattutto, se non di più, cercare di promuovere un'idea, un modo di pensare, insomma. Quindi siamo un po' concentrati a vedere se questa cosa ha una minima possibilità di scalfire un contesto che non è particolarmente accogliente, diciamo, e poi in base a quello ci regoleremo anche per l'umore da instillare nei prossimi lavori, perché sarà, insomma, nel video sai che alla fine chi lo vedrà noterà che c'è una combinazione molto improbabile di quelle che praticamente non escono mai, ma che pure sono assolutamente logicamente pensabili. Insomma, il giocatore che rappresenta me stesso, cioè io, fa una giocata molto rischiosa che non si fa mai, soprattutto se in ballo c'è la vita, però una giocata che può essere premiata, in quel caso viene premiata. Ecco, nonostante la situazione tante volte faccia indulgere un po' di pessimismo, io
mi piace ricordare che nella storia poi ci sono dei momenti in cui sembra che tutto vada in una direzione e poi c'è una fiammata che improvvisamente catalizza un cambiamento epocale imprevisto e imprevedibile, e aspettiamo sempre questa possibilità perché ne abbiamo bisogno, insomma. Eh beh, noi l'aspettiamo molto, molto volentieri. Intanto voglio ricordare a tutti i nostri amici a casa, Luce, appunto, Flaco, Iena e Black Vomit, c'è il singolo, c'è già questo bellissimo video. Voglio dire, tra l'altro non l'abbiamo detto, che la parte della morte è interpretata da Oliviero Cerrini. Quindi bravissimo, lui da solo fa il video, esatto. Perché è fantastico proprio, è un'icona, esatto. Perfetta. Volevo assolutamente appunto nominarlo, è stato girato il video visto sul Lago Maggiore, insomma molto bello, andatelo a vedere e ovviamente ascoltare Luce. Flaco, è stato un grande piacere averti qui con noi, davvero. Reciproco, speriamo di vederci prima di altri 7 anni, dai, perché sennò assolutamente, mi trovo a stare... Assolutamente sì, speriamo non ci siano altre pandemie o disastri, quindi di vederci, ecco, con molto molto piacere. Intanto un abbraccio, ti aspettiamo e vi osserviamo, quindi mi raccomando. Grazie a voi, alla prossima, ciao. Arrivati in TV, Flaco, ciao a tutti, alla prossima. A Flaco. Ciao.